Ragazzi, siamo arrivati adesso in albergo, è una bomba. Ragazzuoli, buongiorno. Oggi mattinieri, sono le 9 e un quarto. Porca troia, è tardissimo. Dobbiamo uscire alle 8 e mezza di casa. Stiamo andando al Games Week di Milano. Ora sono da solo perché Celeste è scesa un attimo a stampare i biglietti per l'entrata. Perché sì, ce li ho sul telefono, ma lì c'era scritto di stamparli. Quindi per sicurezza li stampiamo prima che poi ci facciamo una fila di 2 ore e ci mandano a cagare. Sta già tornando e mi sa che qualcosa è andato male. Porca troia! Non lo so, non lo so. Sistemeremo, ci vediamo tra poco. Eccoci qua, ragazzi. Alla fine siamo in viaggio. Tra 29 minuti mi dice che siamo alla fiera, Games Week, e c'è nebbia qua. Come potete vedere, ovviamente ci stiamo avvicinando alle porte di Milano, quindi ovviamente c'è nebbia. Abbiamo risolto con la storia dei biglietti, abbiamo chiamato, ci hanno detto che vanno benissimo quelli elettronici, già immaginavo, ma mi era preso il dubbio questa notte, visto che c'era scritto che bisognava stamparli, e quindi boh, speriamo non mi abbiano detto cazzate al telefono. Ragazzi, siamo arrivati, siamo nella porta sud. Potevamo andare porta sud e porta est, però sono entrato in quella sud così a random e mi sa che di là c'era meno fila, però non lo so, cioè la fila anche solo per entrare in macchina. Infatti siamo qua in coda e chissà per quanto andrà avanti. Tanto lei si trucca e prepara. E niente, ragazzi, speriamo di cavarcela già qua all'entrata, immagino la fila anche a piedi. Però per il momento almeno non piove, ma abbiamo anche un ombrello nel caso. E niente, siamo arrivati ragazzi, parcheggiare è stato semplice, più che pagheremo penso col telepass, perché non sapevo che se lasci il telepass alcuni parcheggi ti prende direttamente da lì i soldi, però vabbè, bisogna vedere anche perché fino a 4 ore sono 12 euro, tipo da 4 a 24 ore 24 euro, una roba simile. Niente ragazzi, siamo dentro, ci sono anche i tornelli con i controlli che fa mettere giù lo zaino, tipo in aeroporto, no? Per vedere se uno porta armi o altro, comunque fighissimo anche qua. Beh, ci sono venuto già diverse volte quando c'era la fiera, oddio come si chiama, quella di tutti i cibi dei vari paesi, non mi viene, mi sfugge il nome in questo momento. Penso che i biglietti ce li chiedano dentro, visto che ancora non ce li hanno chiesti, ci hanno chiesto prima Green Pass e poi c'era tutta la trafila appunto qua di mettere giù le robe dalle tasche, eccetera, eccetera. Questo posto è immenso, tutte le volte che vengo mi rimango scioccato. Penso, non so se poi l'abbiano ingrandito o altro, però boh, è veramente immenso. Beh, ragazzi, siamo entrati fast, cioè c'era il biglietto da 20 euro, che era quello classico, che si facevano le file in teoria, e poi c'era quello da 40 euro, 44 euro, che era per saltare tutte le file. Dico, chi ha speso gli altri non ci ha guadagnato in fila, però se non sbaglio, ovviamente in quello da 40 euro c'erano accessi VIP e altre robe in più, però vabbè, bella, siamo entrati subito, al contrario dell'ultima volta che ci abbiamo messo 3 ore di fila. Niente ragazzi, è dispersiva, dobbiamo cercare bene dove sono i padiglioni. Adesso qua c'è già un profumo di cibo che tipo io vorrei mangiare istante, però aspetteremo un po'.
vedere i pupazzetti. Sì, li voglio vedere. No. Tacchi. Metterò un video sul canale. Grazie. Comunque l'ambiente, soprattutto di là riguardo videogames e simili, che hanno comunque lasciato tutto spento e ci sono un po' di led colorati ovunque. Ragazzi mi malediranno, ma io non sono ferratissimo su Star Wars. Sì, ne ho visto qualcuno, ma non sono mai stato un appassionato. È immenso, ragazzi, solo che abbiamo fatto un po' il giro a cazzo. Dicevo, abbiamo fatto un po' il giro a cazzo, anche perché c'è tanta gente, quindi un po' vieni portato dalla corrente, quindi dovremmo recuperare, anche perché comunque la gente ti trasporta, e abbiamo salzato un sacco di robe, dobbiamo rifare tutti i giri e farne altre, però si fa avanti e indietro. Poi approfitterò di fare un po' di foto. Poi vuoi andare lì a fare la foto con le con le LOL? Che fighi! Questo è il mio. C'è un bordello assurdo e ovviamente non riuscirò a filmare tutto, e soprattutto dove c'è qualcuno di appena conosciuto, tipo adesso c'era il tipo di arte povera e ci si accalca tutta la gente, non si riesce a vedere nulla e non si riesce a vedere nessuno, e in più bloccano tutte le file perché c'è poco spazio tra uno stand e l'altro, e quindi viene fuori un casino allucinante. Però figo, adesso prendiamo un attimo aria perché fa un caldo della madonna. Raga, alla fine facciamo la fila dalla Rovagnati che c'hanno i panini, anche perché negli altri posti è invivibile, ci sono chilometri e ore di file per mangiare, sinceramente diventa uno sbatti assurdo. Poi sono magari in mezzo alla gente, è così. Comunque ragazzi, già giramento di cazzo pure qui, abbiamo fatto mezz'ora di fila e alla fine, poi tutti non lo sapevano o la maggior parte, c'erano due file, una per bere e una per mangiare. Senza senso sta cosa, perché alla fine ti fai le cazzo di file, dovrebbe essercene una per lo scontrino e poi di là prendi da mangiare e da bere ovviamente. Infatti erano tutti scioccati perché non ne avevano idea di sta roba, ed erano tutti lì in fila per niente, in quello per il bere. E niente, quindi torniamo alla ricerca di cibo. Lì col robo del Rovagnati, questo era organizzato malissimo, perché non puoi fare una fila per il bere e una fila per il mangiare. Ovviamente se uno mangia, beve, deve farsi la doppia fila per poter ordinare, poi sta o col panino freddo o con la birra in mano tutto il tempo. Alla fine abbiamo rinunciato, ci ha mangiato un Kinder Bueno a testa che gli avevo dietro, perché è impossibile. Alla fine ci giriamo la fiera, poi usciamo da qua, adesso è 1:30 così, e poi niente, mangiamo probabilmente dopo, che è la cosa migliore. Sì, un po' di revival, sì, sì. Ma hanno usato anche per reclamizzare quella serie di Netflix. Sì, chiamava? Vero, quando hanno fatto Stranger Things. Lui, ragazzi, la voce, sentire la voce così fa morire. Che posso fare una toccatina? Thank you.
Niente ragazzi, siamo usciti, posto comunque bomba, veramente bello, allestito bene. E si era anche un po' diradata adesso la gente, non so se se ne erano andati molti o erano semplicemente tutti fuori a mangiare e a fumarsi la sigaretta. Comunque tutto molto bello, ho visto anche un paio di youtuber e streamer, ce l'abbiamo fatta giusto ad addocchiarli così, poi ovviamente non stavo lì a fare le file, non sono uno che sta a fare le file. Comunque ragazzi, magari chiudo il video dopo, anche perché sto andando in un albergo, ve lo faccio vedere perché è veramente una chicca. Ovviamente ragazzi, McDonald's, finalmente si mangia, filet of fish. Ragazzi, siamo arrivati adesso in albergo, è una bomba, si chiama Inside by Media, com'è? By Media. No, by Media, mi dicono. Comunque è una figata, ci hanno fatto anche un upgrade della stanza, così, e infatti vabbè, abbiamo incluso anche una zona un po' più ampia con divanetti eccetera eccetera, le cialde della macchinetta eccetera. Vi faccio vedere la doccia, la cosa più figa, che infatti l'abbiamo scelta anche per quello. Beh, ovviamente da qua si entra. Qui sulla destra c'è già il bagno, vi faccio già vedere, vabbè, qua lavandino, qua c'è il cesso e il bidet. La cosa figa è la doccia, che come vedete questa porta, adesso poi ve la faccio vedere bene. Vabbè, qua un armadietto con dentro le ciabatte, cioè guardate le ciabatte, sono una bomba. Poi penso ci siano gli asciugamani qua dentro. Un mega specchio, potete vedere me nell'intera bellezza. Lì c'era già compresa la signorina. E vabbè, questo letto, ci vorrebbe un grand'angolo per farla vedere. Cosa chicca figa, telecomando sterilizzato, chiuso. Di solito la cosa schifida è toccare il telecomando, che tutti toccano, che chissà cosa hanno fatto con le mani. E poi il telecomando penso che non lo pulisca veramente quasi nessuno. Poi adesso per il Covid qua sono ancora più attenti. Beh, lei già si fa un caffè. Qua vabbè, la macchina, tutto comunque guarda, chiuso, impacchettato anche le ciabatte, come vedete, lavate, impacchettate, antipolvere, antitutto. Probabilmente sterilizzato abbastanza bene, comunque pulite bene. Qua c'è, ah, le cialde, mamma mia, guardate qua, TV, molto figa, quadretti, ecco, questa è la zona tipo salottino in più, c'è anche quello con i vari tavolini, varia altezza, guardate la vista, ragazzi, c'è la vista di Milano, oggi tempo di me, guardate là gli stormi, no, questo è figo, guardate che stormi di uccelli, non so se li vedete, penso di sì, ma è allucinante, guardate quanti! Sembra un moscerini, zanzare, ragazzi, sono uccelli. Lì c'è l'Hilton Hotel, che su confronto sembra una cagatina sotto, che è piccolissimo. Comunque qua abbiamo questa vista stupenda, tralasciando il tempo di oggi. Ma la chicca più chicca, ragazzi, lo vedete? Cioè, quella è la doccia. Dietro al letto si vede dentro la doccia. Come vedete, questa è la doccia, quindi vabbè, quando uno si fa la doccia gli vedete i piedi e la testa, se è abbastanza alto. Poi c'è la parte oscurata, che secondo me è una figata. Ah, il telefono, guardate che bello anche il telefono. E adesso andiamo a vedere bene la doccia. Cioè, enorme, a parte la porta che vi lascio immaginare, ci passano tre di me contemporaneamente. Là c'è Leda, come potete vedere. Doccia enorme. Quante persone ci entrano? Entra dentro la doccia, così facciamo vedere la dimensione della doccia. Cioè, guardate, allucinante. Cioè, ragazzi, ci stanno dentro 20 persone schiacciate, 15. Qua altro asciugamani, quelli non so se hanno accappato io altro. Lì un doccione molto figo. Ovviamente saponi di un certo calibro, e non le saponette, come diceva lei, quelle merdose. Basta, veramente veramente tanto figo, ragazzi, cioè Berghino, e comunque non è neanche costoso. Ovviamente qua c'è andato l'upgrade, ma hanno in più, come detto, la zona studio qua e basta. Top, veramente. Una chicca, lì c'è questo stormo di uccelli tipo presagio di fine mondo. Guardate lì, ma tutti qua sopra poi. Fighissimo, cioè non li ho mai visti così. Prima, per dire. Eh sì, però, mamma mia, guarda quanti. No, poi guarda, è strano vederli da così vicino, perché solitamente sì, infatti li vedo da sotto. Siamo abituati a vederli da sotto, invece vederli così. Ma che figata. Devo fare delle foto e anche un video col telefono. Niente, chiuderò il video dopo, adesso non mi va. Ti ringrazio. Grazie. Beh ragazzi, alla fine non ho chiuso il video di oggi, lo chiudo adesso, abbiamo fatto serata comunque in giro a Milano, anche se c'era un diluvio pazzesco. Comunque niente, hotel fantastico, Games Week ci stava un sacco, ci siamo fatti portare due calici di vino in stanza, giusto per chiudere in serata.
E niente, bella, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, di seguirmi sul canale e di attivare la campanella delle notifiche. Non saprei che altro dire, ragazzi. Lasciate tanti commenti e like e bella, alla prossima.